La storia, invece, è una continua lotta di individui e di gruppi per cambiare ciò che esiste in ogni momento dato. Ma perché la lotta sia efficiente, questi individui e gruppi dovranno sentirsi superiori all'esistente, educatori della società, eccetera. L'ambiente quindi non giustifica, ma solo spiega il comportamento degli individui. Questa citazione è tratta dai Quaderni del carcere di Antonio Gramsci, pagine 1877-1878, e mi pare una definizione, una citazione degna della massima attenzione, perché pone l'accento su alcuni temi, alcune questioni, diremmo con Gramsci, fondamentali della lettura gramsciana della storia. Anzitutto, Gramsci contesta, in coerenza con la sua visione prassistica dell'essente, contesta la visione secondo cui la storia sarebbe una realtà data, statica, o anche un soggetto autonomo che procede per virtù sua. La storia, dice Gramsci, è continua lotta tra individui e gruppi per cambiare ciò che esiste in ogni momento dato. La storia ha dunque come proprio elemento peculiare il conflitto, la tensione, la relazione dinamica di gruppi e individui. Quindi non solo l'individuo, né solo il gruppo, ma gruppi e individui insieme. La storia, cioè, si produce come conflittualità nell'agone temporale, nella storia come arena dei conflitti, come tensione fra individui e gruppi, o più precisamente come sforzo dei gruppi e degli individui di razionalizzare l'esistente, di cambiare sempre di nuovo ciò che è per conferirgli forme più degne della ragione umana, e dunque per trasformare l'esistente in vista di futuri migliori. L'individuo non è solo, né esiste solo il gruppo. L'individuo certamente è responsabile in quanto tale dell'agire, ma per cambiare la realtà deve consociarsi in gruppi e in associazioni. Appunto la visione gramsciana della politica come tentativo di togliere politicamente, tramite l'azione sociale, la contraddizione economica che da sola non può togliersi. Vi è qui una nemmeno troppo velata contestazione radicale di quelle forme meccanicistiche di marxismo contro le quali Gramsci sempre di nuovo si scaglia nei Quaderni del carcere, dal marxismo di Loria al marxismo di Bukharin, dal marxismo della Luxemburg al marxismo di Bordiga. Quelle forme, cioè, di marxismo che pensano che la contraddizione economica si tolga in forza di se stessa e che la storia sia, per così dire, retta da una legalità interna che dispensa gli uomini dalla prassi e dall'organizzazione politica, come se la storia provvedesse essa soltanto alla trasformazione e al cambiamento. Gramsci dice invece che la storia è conflitto, ma è conflitto garantito dall'agire degli individui e dei gruppi che agiscono per cambiare la realtà, che agiscono sempre di nuovo per trasformare l'esistente. Ora, appunto, abbiamo qui una concezione prassistica della storia che si richiama, come anche dopo avviene, esplicitamente a una visione che mette capo a Marx e alle 11 tesi su Feuerbach, ma poi anche, se vogliamo, al Marx della Sacra Famiglia, che aveva scritto testualmente che la storia non esiste, esistono individui e gruppi che agiscono e patiscono nel tempo storico e fanno da questa loro azione scaturire ciò che chiamiamo storia. Ora, perché gli individui e gruppi possano confliggere, agire, adoperarsi per cambiare la realtà, occorre, dice Gramsci, che essi si sentano superiori all'esistente, cioè che, pur essendo determinati, condizionati dalla situazione storica in cui nascono, pensano e operano, non di meno non siano puri prodotti di quel contesto, ma possano a loro volta agire, trasformare quel contesto, cioè appunto siano superiori all'esistente e non solo prodotti passivi dell'esistente. L'ambiente, dice Gramsci, parafrasando le 11 tesi su Feuerbach di Marx, non giustifica ma solo spiega il comportamento degli individui. Gli individui certamente nascono in un preciso contesto concreto, sociale e politico che li influenza, li condiziona nel modo di essere, di operare, di pensare, di scambiare, ma non di meno il loro essere non si esaurisce nell'essere prodotti di quel contesto.
Essi possono poi a loro volta cambiare agendo quel contesto, possono agire, cioè per trasformarlo, secondo l'undicesima delle tesi su Feuerbach di Marx, che diventa il fulcro, il cuore vivente della filosofia della praxis di Gramsci come rilettura defatalizzante del marxismo, come rilettura per alcuni soggettivistica, noi più opportunamente diremmo come lettura prassistica del marxismo, assumendo come categoria fondamentale la praxis come azione politica volta a trasformare l'esistente di modo che esso sempre più e in forma sempre più consapevole sia permeato dalla ragione nel suo sforzo di affermarsi storicamente.